Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in una puntata di The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Io sono Ser, benvenuti nel mio canale. Oggi tentiamo The Lost, perché sì, ogni tanto va fatto, perché altrimenti disimpariamo a giocarlo. Perfetto, si ricomincia la run perché tanto abbiamo perso. Magari un piano semplice. Ma sì, ma c'è Curse of Darkness, non mi... Perché non mi faccio i cazzi miei, non mi smetto di parlare prima di iniziare le stanze, no? Poi magari muoio dal boss, ho perso 20 minuti a fare sto robo. Allora, ti fai colpire? Grazie. Tutto per una troll bomb. Ti amo, gioco. Ma... Wow. Quale tempismo hai usato? Bah. Quindi è tutto dall'altra parte, mestiere lì, Smurrock aiuto. Smurrock vuol dire non guardate più le tinte Drock, tanto sono inutili. E abbiamo un filo di danno in più, quantomeno. Punching bag, santo cielo. Quantomeno il boss lo distraiamo. Eh sì, però se caricano random e creano 700 cacche, no, punching bag vaffanculo. Porca troia, prendo il D100. Li posso prendere entrambi? What? Cioè, veramente fruitcake. Cioè, come morire facile proprio. Per carità, gli effetti sono bellissimi, eh. Spero di trovare una batteria subito. Allora, se mi colpiscono muoio, perché non ho più, chiaramente... Chiave dorata. Che vuol dire un sacco di consumabili qui, entrare gratis qua e scoprire che non c'è niente. Perfetto. Allora, qui il concetto è più oggetti prendi... A parte che rerollo ogni singola cosa ormai, finché non trovo qualcosa di decente. Quello è un buon modo per esempio per rerollare. Intanto finiamo la stanza, poi si rerolla. Ecco, l'importante è che le lacrime che tornino indietro non sono esplosive, perché... In quel caso, leggerissimo problema me lo crea. Allora, io rerollerei nello shop, perché non mi interessa nessuno di quegli oggetti, però potrei arrivare a prenderli. Poi faccio così e mi prendo Steam Sales. Non ricordo se Steam Sales rimane. Probabile che sia giù in realtà il boss, eh?
Oh. Non posso essere colpito, ricordiamocelo. A meno che a un certo punto non ci torna. Ed è possibile. Non mi spiega. Non mi. Che cazzo c'ho? Ah, c'ho un bobone. Ok. In realtà devo fare scoppiare le cacche. Perché con un singolo centesimo. Esatto. Posso prendere un oggetto in più. E schifo, schifo. Non me fa. Non posso prendere un oggetto in più. Ho detto una cazzata. Posso prendere un tuo falso. Totalmente inutile. E una bomba che me la porto dietro, non so perché. In realtà sì, potevo prendere un oggetto in più il prossimo piano, ma tanto rerollo prima, quindi non ci avrò più Steam Sales. Forse è meglio rerollare dopo. Se questo mi desse una cesta d'oro con dentro una cosa fighissima. No, magari mi dà semplicemente una chiave. Basta con ste cacche però. Ok. Senti, ma parassita. Ogni tanto. La lancia o un parassita? Oh. Ok, grazie. Shrink shot in realtà lo rallenta. Ok, Warcotanger, not bad. Tanto morirò subito perché funziona così, no? No, voglio anche l'altro. Ok. Io un oggetto dallo shop però vorrei anche due a sto punto. Quindi credo aspetterò a rerollare. Me lo sospettavo. Perfetto, shop trovato. Basta non essere proprio deficienti totali e essere colpiti qua. Questo ce lo prendiamo, tanto si rerolla tutto. A sto punto vengo qua e rerollo. Così rerollo anche quello che c'è per terra. Lo prenderò. Per poi rerollarlo, tanto più oggetti ho, più è divertente rerollare, no? Suona così. Cerchiamo di non morire qua. Direi perfetto. E andiamo a rerollare. Ah, però aspetta, se lì c'è un oggetto, mi conviene vedere che oggetto è. Decidere se rerollare. Per carità, non so difficili queste stanze, però. Ludovico no. Ludovico con quello esattamente come funziona. Sta storia che distruggiamo è un casino. Ma perché che c'ho, scusa, che distrugge? Niente di quelli. Cazzo, c'ho super magnet. Però Super Magnet funziona solo per gli oggetti, giusto? Credo funzioni solo per gli oggetti, non so convintissimo. Cioè, se qui mi avvicino? No. Okay. Ancora. Già, giusto. Sì, funziona solo per gli oggetti, ok.
chiavi. Ti prego, non Krampus. Deathcart non è male. E Deathcart rimane. Ricordiamoci questa cosa. Anche se rerollo, Deathcart rimane. È una delle cose più fighe, perché effettivamente rimane. Il danno non è proprio il nostro forte. Ok, ecco il... Adesso rerollerei veramente volentieri, però. Rimane, perché ho solo 360 se c'ho l'aumento di danno. Ah, perché c'ho 99 bombe. Allora, non è pessima come combinazione, però c'è di meglio, parecchio anche di meglio. Esatto, posto. A posto. Abbiamo già perso una vita lì. Non credo che convenga molto continuare la solfa. Comunque un oggetto di cappi ce l'abbiamo. Ora basta trovarne altri due, per esempio. Merda, quanti HP? Tanti HP comunque. Non c'ho Epiforia, no? Ok, shop. È possibile averlo? Già che non c'ho più Small Rock, che brutta cosa. E l'ho già trovata, quindi proprio ciccia. Mi sa che mi ha sparato. Sono recidivo, eh. No, vorrei trovare l'oggetto però. Non è male. Allora, l'oggetto, stanza degli oggetti. Io prima voglio trovare la stanza degli oggetti, poi decido però. Posso anche rerollarlo due volte, incredibile. Tu però sei vivo. Che non depone proprio a tuo favore, eh. Money equals power mi piace. Champion belt anche. Quindi, facciamo così. Siamo mamma. Non è male. Yeah. Non è male, non è male. Ho visto di peggio. Adesso gli oggetti sono anche parecchi.
Beh, poteva uscirci fuori un Magic Mushroom. Non si sa mai. Vai, vai, spara, fratello. Bombo, l'amico Bombo. Beh, questo lo prendo perché i cuori mi servono. No, perché sono solo oggetti in più da rerollare, chiaramente. Dai, trasformami in qualcosa di più carino. Wow. Scusa. Prenderti U2, faccio prima. Per fortuna ho finito la stanza. Bumbo, hai rotto il cazzo però. O mi dai qualcosa? Devo rerollare questa partita, già ho capito. Questi li ammazziamo così, perché sennò... Allora, no, mi serve la stanza degli oggetti. Il boss è doppio e può essere un problema. Stanza degli oggetti che non è qui. Sono un coglione, sono un coglione. C'è ancora la testa, sì. Ho ancora abbastanza vite. Allora, in teoria money was power. Ti prendi sto soldo? Vabbè, tanto te lo sto a prendere a fa. Immaginavo qualcosa del genere. Ok. Oh. Prima qua. Diplopia potrebbe essere interessante. Vediamo che oggetto c'è qua. Se lo cambio. What the fuck? C'è
soggetto è veramente terribile, soggetto. Dove siamo? Caves 2. Ma cacchio. Aspetta, no. Dammi delle monete. Porca troia, no, un po' meno. Non volevo così tante monete. No. Non volevo così tante monete. Però abbiamo The Mind e il Wafer. Totalmente inutili, entrambi. Il boss già sapevamo che era lì, però aspetta qua che c'è. Perché le trasformazioni ricordiamoci che non le perdiamo. Per cui se c'è una libreria, no? Dai, bomba delle chiavi. Danno è miserrimo. È una cosa terribile. Questa testa che gira. Sì, vabbè che so serafino, tutto quello che ti pare, ma terribile veramente. Una cosa inguardabile. Doppio pin. Ah, ci abbiamo Daddy. Cambia tutto. Scherzavo. Cambia niente. Seriamente? Ho solo avuto più soldi. Andiamo a riprendere immediatamente il D100 perché è l'unica speranza che sta run vada da qualche parte. Ma proprio da qualche parte nel senso portarla al cuore. Mettiamo... Però visto che mi era stato suggerito da una carissima ragazza di fare una run dove praticamente ogni oggetto che prendo devo rerollare D4. Diciamo che l'ho fatto col D100, che forse è più divertente. E non proprio tutti gli oggetti, ma diciamo che almeno un paio di volte a piano lo stiamo facendo. Quindi è abbastanza simile al tipo di run che era stata richiesta. E la faccio con piacere, anche perché The Lost per me è un piacere, sembra una cazzata, però io mi ci diverto. Che poi per carità, niente di che, eh. Cioè non è niente di che, in senso, è difficilissimo da usare, per carità. Però è uno dei personaggi, è i miei personaggi preferiti. E non credo per la difficoltà, ma credo perché tipo, cioè il tipo di gioco si confà a quello che piace a me. È un po' sfida, ma non troppo. Mettiamola così. Di 100. Senti un Belzebù. Cazzo, questa è brutta. Tu sei buono però. Immagina. Sono sempre oggetti in più, ricordiamocelo. Prendilo però. Totalmente inutile perché non posso in nessun modo sfruttare il latte versato. Però è divertente. Quindi che cosa... questa stanza un po' meno, per esempio. Però non siamo obbligati a farla, quindi possiamo decidere di andare altrove. La figata di questo oggetto, se figata si può parlare usando questo oggetto, è che le lacrime diventano spettrali. A parte raddoppiare, ma porca puttana, pensavo di averle evitato. Facciamo di peggio. Soldi. No. Siamo ancora... Non siamo immuni alle bombe, no? No. Ok. Allora, pensate. Ultima vita?
No, non ancora. Non è comodissimo sparare così. Basta però. Stavolta è l'ultima vita. Allora, sta stanza già è difficile di base, no? Senza tutte queste complicazioni. Cose ma complicate pure. Va bene, insomma. Ho fatto. Salve, signora. Ah, perché ci abbiamo. Abbiamo soy milk e 24 di danno? Seriamente? Sembra di sì. Devo sfruttare di più sta cosa. Con Lazzaro non dobbiamo fare niente, ma è diventata una run divertente. Facciamo così, così non sfruttiamo neanche le bombe. Si attiva. Sì. Quindi possiamo far così. E poi fare così. Puoi fare così, 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 e rerollare all'infinito, tipo. No, non possiamo rerollare all'infinito. Ok, abbiamo mosso il run. Crescita spropositata. Non so che cazzo sia successo. Non credo che serva. Qua non c'è la stanza segreta, veramente. Ma che giro ho fatto? Esattamente cosa si è andato a schiantare contro... Wow. Quello fa danno. Allora, dove sarà il boss? Abbiamo già trovato da questa parte? Può essere. Sì. Mamma che botta. Per carità, simpatico come oggetto. Però mi diverto più con il 100, dai. Puoi mettere. Sperato, ci fosse una batteria.
Ma ho così tanta fortuna, no? È un caso proprio. Ma dai, queste esplosioni giganti. Scusatemi un secondo. Eccoci tornati. Allora, dove eravamo rimasti? Abbiamo preso experimental, ok. Siamo pieni di ragni, eh? Wow, tutto visto. Vediamo qua che ci dici. Ah, qua non ce lo dai. Qua non ce lo dai. Allora sei uno stronzo. Com'è? Non capisco cosa. Ah, ok. C'ho PhD. Fermi tutti. Huge grow. Ah no, è priestess. Okay. Questo c'ero già, c'ho un'altra vita. Non so con chi. Forse questa è la versione definitiva di questo personaggio. Aspetta, che quella adesso è una pillola positiva. Sì, e non mi interessa come tipo di pillola. La prima volta che sento la voce di quella pillola. L'avete sentita molto molto bassa voi in realtà. Che figata sta roba. Ma c'è anche... cosi che cosa, no? Credo che sia questa la mia versione definitiva. Wow. Sciogliere la mamma 2.0. Assolutamente sì. Ci facciamo di questi problemi proprio. Aumentiamo anche il danno. Andiamo verso Mr. Blue Baby. Sarei potuto andare delle lembe, effettivamente non ci vado molto spesso. Perché alcuni sono rossi? C'ho quello che fa danno un occhio sì, un occhio no. Ho sentito un ululato. Ok, ho anche quello lì. Sky Priestess, qui non c'è niente. Mi piacerebbe andare contro... Sì, ok, lì c'è la stanza super segreta. Contro... anche Delirium in realtà. Te che l'ho già fatto con lui Delirium. Però anche contro Ashen sarebbe male.
Blood. Sciolgo Blood, occhio. Ancora più speed up. Quanto siamo a 2? Forza. No, 1,80. No, Ash ce lo sogniamo, lo so. Sì, basta ululare, ho capito che è di qua. Anche qua. Basta ululare. Tanto non posso prenderlo. Sì, ho capito. Tanto che io prendo a fast al massimo. Sono Cuphead. Scusa? Ah, ok, no, sì. Capito adesso. Ci sono arrivato, eh. Ci ho messo un po' di tempo, ma ci sono arrivato. Mi sono fatto veramente tutto il livello in un minuto, ma non basta. Quanto meno è stato divertente. Il void non si è ancora aperto, speriamo che s'apra. Ho sentito il rumore del lupo e ho capito che era qua. Ok. Mi vuole mandare delle lembe a tutti i costi, eh? Occhio, perché potrei farlo, eh? Se non ti HPO, ma secondo me è abbastanza. A parte che basterebbe donare un po' d'HP, usare questo se vado su è un oggetto garantito. Se non lo sapete, Wheel of Fortune, anche Wheel of Fortune lo fa? O solo la Blood Donation? Non ricordo. Finisce qui, quindi. Di qua non c'è niente, quindi si prova a scendere qui. Ciao amico Isaac. Però io a questo punto voglio andare a Delemma. Allora, fammi vedere una cosa. Riesco? Ok. Tanto bombe ne ho. Un HP lì c'è. Quindi, ok, possiamo fare 1, 2, 3, 4, 5,
6 7 8 9 Perfetto. Perfetto. Si va giù, si fa the lamb e poi si fa anche mega sadano. Sapere quanti HP ho sarebbe bellissimo. Ma capisco che forse non è nelle priorità del gioco. Queste dovrebbero essere rimaste comunque tutte positive. Non so che fa il Miconia. Più lunga d'Europa tra una stanza e l'altra. E basta. Gioco. Stai laggando? Non dimmelo perché. Ah, giusto che adesso riconosco le carte, quindi se quello è così è perché è così. Oh, ma avete dato 7.000 ceste. 7.000 ceste. Le bombe fanno... No, Oscar dopo manga riprende. Facile. Rubber, che succede? Allora, pensavo rimbalzasse. Quelle rimbalzano. Arriverò mai alla fine? Assolutamente no. Certo, no, più lontano sparami. Ma è spostata la stanza del boss.
Ok. E a tetta abbiamo ucciso, no? Però andiamoci a riprendere il D100. E questo non è Chaos Card chiaramente, perché è di là Chaos Card. Delirium non sei saltato fuori, il che ti rende una persona mala. Dai, che divertente. Spara, spara, spara. Siamo Bob. Oh, santo Dio. Cosa accade? È una sinergia. No! Si era aperto il void, ma continuava a sparare. È una cosa brutta e cattiva. Volevo andare giù. Vabbè, ragazzi, per questo video è tutto. Mi dispiace, anche se volevo, giuro, volevo andare da Delirium. Ma mi hanno spostato le palline esplosive. Mi hanno sballottolato da una parte all'altra. E niente, ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi. Spero vi sia piaciuto il video. Ciao da Serpo.